Benissimo, benissimo. Adesso raggiungiamo l'angolo del rifocillamento. Eccoci qua. Eccoci, Marina. Laura. Naturalmente. Crudo. Eccole, allora. Vi avevamo promesso l'happy hour colorato. Così. Eccolo. È esagerato. Energia. Ragazzi, io mi devo fare così però. Vedi? Grazie, grazie a te, a te. Spieghiamo esattamente il piatto comunque finito. Comunque guarda che è tutto semplice e facilissimo. Allora, sembra. Iniziamo dal primo. Uno per uno. Sì. Involtini di zucchine, crude logicamente, fatte col pelapatate e dentro abbiamo della ricotta di macadamia. Quindi le noci di macadamia che sono buonissime, fanno benissimo perché c'è il selenio con antitumorale e disintossica, frullate viene un formaggio ottimo. Quindi abbiamo riempito poi germogli e peperone. Questi sono pomodorini ripieni di una crema ai capperi. La base della crema sono anacardi reidratati che quindi diventano molto digeribili, molto, molto fluidi, quindi è possibile fare una cremina. Questo è fatto col kiwi, quindi alle volte i colori possono essere meno belli, ma l'importante è come ci nutrono. Allora spinaci, quindi clorofilla, kiwi, mele verdi e finocchi. Questa è la maionese di lupini, che è un po' il nostro cavallo di battaglia. Sì, è veramente buona. Per l'esattezza il lupino non è crudo, ma è preparato in salamoia e per questo bisogna tenerlo mezz'ora in acqua corrente, in acqua fresca, per dissalarlo. Queste sono le bruschette, la base sono i nostri crackers. E poi c'è la maionese di lupini, ma potete anche usare un'altra crema, quella di anacardi, la ricotta di macadamia, insomma si può... Queste sono idee, poi alla vostra creatività sì. Mettere altre verdure invernali, seguire la stagionalità. Sì. Se uno avesse voglia dopo questo di un dolcetto, ecco. Noi abbiamo organizzato dei... Se avesse voglia questa di è la un sorpresa, dolcetto, questa... La sorpresa sono i nostri cioccolatini tenevate crudisti. L'asso nella manica, tenevate l'asso nella manica. Non è proprio del buffet dell'happy hour, ma ci sta. Sì, ci sta. Ci sta perché... Il cacao crudo. Che è un antiossidante per eccellenza e perché la fava è rimasta cruda, non è tostata. Ragazze, quindi noi dopo Marina, Laura, sì, torniamo con gli nostri ospiti a festeggiare la chiusura di questa puntata. Certo. Va bene? Vi aspettiamo. Grazie, a tra pochissimo. Grazie. Grazie.